Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi andiamo a Calton Hill. Ci proviamo almeno. Sì, dai, che è facile arrivarci. Quindi facciamo vedere una nuova zona, cioè una nuova po', che non abbiamo, una zona di Edimburgo che non vi abbiamo ancora fatto vedere. In pratica non so se si riesce a vedere, comincia. Da qua giù già si dovrebbe vedere quella collina là sopra. Ah, si vede, da qua si vede molto E lontano. immagino quando ci saremmo arrivati là sopra. Vabbè, dai, a piedi sembra abbastanza vicino. Sembra. Ieri una nostra amica ha detto: vabbè, spero per voi che abbiate i polmoni belli forti. Sì, perché è una collinetta, quindi Tutto in salita. sì, tutto in salita. Inizio col dire che mi sono andato un po' prendendo qualche informazione in giro. E in pratica questa collinetta era già abitata nell'età del bronzo, già c'era un insediamento umano. E niente, comunque ci sono molti monumenti, è anche la sede del governo C'è scozzese. anche l'osservatorio. C'è anche l'osservatorio, poi andiamo a vedere tutti quanti, forse uno a uno. Vabbè, ciao. Allora, per raggiungere Carton Hill, dobbiamo passare per Mordor, per sotto la torre di Sauron. No, da qua diciamo sembra più la torre di Saruman, perché c'è tutto il bosco sotto, con gli Ent. Vi faccio vedere. E lì su si vede la cupola della, come si chiama? Dell'osservatorio. E niente, Beh, ora ci andiamo. addentriamo. Ciao. Allora, siamo arrivati sulla cima di sta collinetta di Calton Hill, o almeno una delle cime, perché poi di là sembra un po' più alto. Con la mano poi me ne sto dando l'obiettivo, secondo me chissà cosa sta inquadrando, vabbè. E niente, prima poco fa registrato, però non era a fuoco la macchinetta, per cui Stiamo registrando di nuovo. nuovamente. Non si ricorda che cosa ha detto, No, no, vabbè, è che non è che abbiamo un copione quindi. No. da rispettare, insomma, e stiamo a due. No, allora, in pratica, perché stiamo ridendo? Perché poco fa io avevo detto che il panorama che si vede da qua sopra è meraviglioso. E la cosa ci fa ridere perché mi hanno fatto notare che in tutti i video io dico molto spesso la parola Troppo, ne meraviglioso. abusa proprio, Ne cioè. abuso della parola meraviglioso, meravigliosa e Insomma. insomma, e anche insomma. Quindi adesso ogni volta che dico queste parole viene da ridere. Però, Insomma. scusa, che oltre a meraviglioso, che posso dire? Veramente bellissimo. Stupendo. Veramente bellissimo.
questo è quello che si vede là qua sopra. Dizionario per notare. E poi ho notato una cosa che adesso vi faccio vedere. La macchinetta a fuoco adesso. Questa è roccia vulcanica. Quindi lì c'è l'Arthur Seat, che come aveva detto qualche video fa, e aspetta, forse ci mettiamo di così è meglio per la luce. Non lo so. Eh sì, perché abbiamo il sole di faccia. E vabbè, magari la luminosità è migliore. Io non vi guardo. Come stavo dicendo, come dissi in un altro video precedente, l'Arthur Seat sono i resti di un super mega vulcano preistorico. Non ricordo di che era, però. Diciamo un po' come il nostro Vesuvio. E dato che stiamo azzeccati, secondo me, penso anche che anche questo. Calton, cioè secondo me poi, non lo so, dico secondo me perché non è che ho approfondito la ricerca, io m'ho visto, sapevo che era una collinetta, m'ho visto la roccia vulcanica qui e ho pensato, vabbè, un po' quindi come il Vesuvio e il Monte Somma. Abbiamo anche noi il Vesuvio e il Monte Somma, insomma è tutto un pezzo, tutto un vulcano era qua. Tantissimo tempo fa. E niente, ho appena letto che la costa che vediamo noi, il fiordo come sta, così come lo vediamo adesso noi, si è creato, sì, vabbè, tipo anche già verso l'obiettivo. Stavo cercando di capire che nazionale. Cazzo, c'è un montagno di dove sono. È stato si è creato così durante l'era glaciale. Continuiamo la nostra gitarella. Ci sono ancora un po' di cose. Sono tutti monumenti, come penso che avete visto prima alle nostre spalle. Quindi andiamo. Allora, come si dà? Non so che vuoi dire. Allora. Sì, lui fa sempre così, guarda me come sperando che lo leggessi. No, volevo correggermi. In pratica non è che questa e quella era una cosa come il Vesuvio e il Monte Somma. In pratica sono due vulcani differenti, l'Arthur Seat e un altro, questo di Castle Rock, che dove stiamo noi adesso, due vulcani. 340 milioni di anni fa eruttavano, buttavano lava in giro. Ciò che fanno un po' tutti i vulcani, insomma. Sì. E poi vabbè, si sono spenti. Non ho letto se erano spenti o no. No, boh, non lo so. Ah, comunque si sono acquietati, almeno questo. Sì, e hanno portato alla formazione di queste due cose. Queste due diciamo colline, perché non sono proprio propriamente montagne, non sono altissime come le nostre. Eh sì, però vabbè, queste due formazioni montuose, diciamo. Andiamo a sfuttere. Se facciamo tutto da solo. Vabbè, andiamo a vederci le altre cose, dai. Allora, devo fare un'ennesima rettifica. In pratica io prima ho detto Castle Rock è questo, quel Castle Rock non è questo. Castle Rock è quella, la roccia dove sta il castello sopra. E Calton Hill, questo, in pratica la collinetta dove siamo noi, si è formata in conseguenza delle eruzioni vulcaniche dell'Arthur Seat. E niente, questo è tutto. Ci tenevo a dire la cosa corretta come doveva essere. Va bene? Ciao ciao! Come si dovrebbe riuscire a leggere dalla targhetta, questo sto pennacchione qua con la croce sopra è un monumento all'ammiraglio Nelson, quello che vinse la battaglia di Trafalgar. E hanno dedicato questo pennacchione, che serve anche per le segnalazioni per le navi in mare.
Allora, come potete vedere, ci ha colto all'improvviso una forte pioggia, mi sta grandine. Sì, fortunatamente c'era questa mostra aperta gratis e tutti i turisti erano qui, si sono rifugiati e c'era una bimba che mi guarda parlare con la macchinetta. Ma cosa sta facendo? Bellissima. E niente, quindi non so se riusciamo a continuare il tour. Per adesso è tutto. Ciao. Allora, questa struttura che con le cupole che vedete è l'osservatorio astronomico, che è stato disegnato da un certo Craig e costruito nel 700. Niente, qua sta ancora piovendo, però di meno. Infatti si vede che tutti sono usciti. Sì, ci siamo nascosti tutti quanti. Niente, però la pioggia, che è una pioggerellina molto fine, rende il paesaggio, il panorama più caratteristico e bello, se posso dire così, per non dire meraviglioso. Ok, poi abbiamo quello. Oh, sta uscendo il sole, guarda che bello. Le meraviglie della Scozia. Hanno appena fatto cadere un cane, due per il pendio. Ah, buono. Hanno buttato il lavoro. Poverino. E quello si è... Va bene. No, comunque, le meraviglie della Scozia. Due secondi fa stava grandinando pure forte, e adesso c'è il sole di nuovo. E vogliamo andare veloce a vedere gli altri monumenti, poi scappiamo. Alla fine ci è rimasto solo questo. No, c'è anche il coso di Dallas. Vabbè, andiamo. Allora, questo coso qui che è tutto colonne. Che un monumento, no? Questo è un monumento ai... il National Monument, eretto per tutti i soldati morti durante la guerra napoleonica. Niente, cioè un rettangolo senza un lato lungo, con delle colonne, e basta, che sei? Boh. No, è un monumento a tutti i soldati, quattro colonne con un coso in coppa, che buono, sarò io che non capisco l'arte. Esatto. E sto facendo anche una figura da ignorante. Allora, e questo è l'ultimo monumento che ci rimane di Caltonville, no? È il Dugald Monument, in pratica un monumento eretto, cioè dedicato a Dugald Stewart, che è un famoso filosofo scozzese di cui non ho mai sentito nominare, però vabbè, ci fidiamo, insomma, un filosofo comunque nato e vissuto verso la fine del Settecento, la seconda metà del Settecento. Nato il 22 novembre 1700. Ok, niente, ora vi faccio una piccola panoramica e ci spostiamo, così facciamo fare la foto a loro. Ah, no, ho sbagliato, hanno chiesto loro, volevano chiedere una foto. Vabbè. Ci vede tutta la città vecchia con Prince Street, Calton Hill, lo Scott Monument, il St. James Shopping e una Daphne che ha appena fatto la foto, un cane che è sbucato e niente, questa è tutta la parte vecchia di Edimburgo. E ok, il cielo scozzese pieno di nuvole e di sole, perché qui non ci facciamo mancare niente, quindi non sapendo se scegliere tra la pioggia, la grandine e il sole, noi vogliamo tutto e quindi grandine, pioggia e sole tutto assieme. E niente, vabbè, adesso ce ne andiamo. Ci andiamo verso casa. Sì.
che comunque non è proprio dietro l'angolo, quindi... Beh, dobbiamo farci una bella passeggiata, sperando che non piova di nuovo, perché siamo già inzuppati. Abbastanza. Vabbè... Alla prossima. Alla prossima, ciao!